Salve a tutte e tutti di nuovo. Qui è il vostro Santen Chan che è ritornato indefessamente a fare la spesa. E perché bisogna consumare, non si può fare a meno. Bisogna mangiare. Vabbè, adesso io sto cercando qualcosa di elettronico. Una presa a terra multiple con prolungazione, qualcosa del genere. Come vi va a tutte e tutti voi? Spero bene. Qui oggi fa caldo, però appena 20-25 gradi. Domani forse verranno i 30. Beh, mi sto avvicinando. Ciao. Beh. Cerco uno stabilizzatore di tensione. Deve essere qua. C'è un centro di gravità permanente. Speriamo che YouTube non mi marchi diritti d'autore sulla canzone. E sono arrivato. 59. 39,99. Beh, adesso mi devo decidere per uno di questi due. Bicchieri. Oh, come l'altra volta, continuano a esserci tante cose e non si trovano molte che siano interessanti. Beh, ci vediamo, eh. Guardate la quantità di rotoli di carta igienica. Ecco, stiamo deforestando l'Amazzonia per produrre carta. E uno potrebbe dire, beh, che bello, almeno la gente legge. Guarda che impatto ambientale, tutta sta carta igienica. Invece no, produciamo carta, riduciamo i boschi tropicali, estinguiamo specie animali solo per asciugarci il culo. Guardate, miliardi di tonnellate di rotoli di carta igienica che si vendono in tutto il mondo. Mica per produrre libri. Per asciugare il culo della gente. Che roba. Ecco, ancora più carta igienica. Ancora di più. Di più. Tonnellate. Qua in questo deposito ci sono tonnellate di sola carta igienica. Che schifo, mica si produce cultura, si asciuga cacca. E questa è l'umanità. Bruciare l'ambiente per pulirsi il culo. Guarda, mozzate acqua e sapone, porci. Guardate, tonnellate di carta, mica per scrivere libri, mica per stampare libri, scrivere quaderni. Solo per produrre carta igienica. Ecco come bruciamo le piante del mondo. Beh, mi sono deciso. Poi alla fine non compro nessuno dei due prodotti. Perché risolviamo con una prolunga che abbiamo in casa. Non abbiamo soldi, né 65 né meno 100 per queste due cose. Vabbè, vado a riporli, così poi prendo un desodorante gel, perché è più economico, si può dosificare
Il vostro Saint-Jean ha un'economia ristretta. Ecco perché vi chiedo di fare clic nei banner pubblicitari dei miei video. Così magari mi vengono qualche centesimi. Sono disoccupato. Vorrei essere un youtuber professionale che guadagna soldi. Che guadagna soldi. Vediamo dove ho preso questi artefatti. Beh, vabbè, adesso vi lascio. Non trovo. Chi cerca trova. È una parola. Aiuto, dove ho preso queste cose? Deve essere di qua. Ah, ecco. Troppo caro. Beh, ci vediamo e adesso devo andare a fare l'aspetto. Anzi, seguitemi che ritorno al carrello. Devo comprare dei jeans, però qua non mi piacciono. Ma che cosa? E come vanno le cose là in Italia? Ah, bene, meno male, qua no. Lì c'è un trasformatore elettrico. Beh, allora vi saluto a tutti. Grazie per seguirmi e per continuarmi a vedere. Io più in là farò un tutorial di gastronomia Castareggia. Per il momento si mi sta irrigidendo il braccio. Cambio. E devo attualizzare il mio canale di YouTube Saint-Jean con dei video migliori. Questa è la terza o quarta volta che mi filmo facendo la spesa. E spero che vi piaccia il mio live shopping, che poi live non è, farò un assemblaggio. Beh, vi lascio, sono molto stanco. Qua si può camminare un giorno intero e non trovare nulla. Guardate che tetto alto. Ah, che stanco. Beh, vi lascio, forse non registro più. Ho registrato già abbastanza. Ciao a tutti voi e grazie di seguirmi. Qua è pieno di olio. È il reparto dell'olio. Di qua, di là, il tetto con le scorte. Tutto pieno di olio. Ah, che nostalgia ci avrebbe Catenacci di Bracardi qua. Altro che olio di ricino. Che te frega! Beh, siamo usciti dall'olio e non passiamo all'aglio, ma passiamo a tutto quello che sta sott'olio. L'avranno fatto apposta? Boh. Dall'olio a tutto quello che sta sott'olio. Beh, ciao. La 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 la. Salve. Che grande. È così grande che devono accendere la luce anche di giorno. A parte le prese di luce che ci sono, però si starebbe al buio. Io mi sto già stancando. Ecco qua la yerba mate dei miei tutorial della colazione.
Molto buona la cerva madre, vi consiglio di comprarla. Io vengo a riporre queste pasticche che sono troppo care. Devo scegliere. Ecco qua, i rotoli di carta igienica. Invece di stampare libri, tonnellate e tonnellate per inquinare il pianeta. Vabbè, sempre meno cultura. Sempre più che se magna, si privilegia lo stomaco e non la testa. In questo mondo consumistico, capitalistico post-industriale, dolcetti, si privilegia il consumo di cibo in un pianeta sempre più piccolo per la gente. Vabbè. Mi domandavano se ero di qua. Non sono né di qua, né di là, né di su, né di giù. Boh. Compro qua, ma magari fossi di qua. Sarei il padrone. Beh, questa volta ho preso un po' più di cose, però ci ho impiegato ore. Ci vedremo, ciao, alla prossima. Che gente che c'è, quanta gente, si impiega troppo tempo. Beh, almeno qualcosa ho pigliato. Poi più avanti farò un altro video, ciao.